la fine degli studi di un giovane, insomma. Ed è stato molto commovente per me vedere questi giovani laureati con le loro corone da loro, con i genitori, con le famiglie che si congratulavano con loro, con una grande gioia, in una giornata piena, insomma, di gioia. Ma nel contempo non ho potuto fare a meno di meditare, diciamo, con una certa tristezza, con una certa mestizia, perché mi sono chiesto: ma in che mondo vanno questi giovani? In che mondo si avventurano? Che tipo di mondo abbiamo creato noi? Che tipo di mondo abbiamo preparato per noi, la generazione più vecchia, diciamo? E sapete che è un mondo di crisi globale quello che abbiamo preparato per loro. Ovunque andranno questi giovani laureati, che siano medici, che siano ingegneri, che siano filosofi piuttosto che scienziati, dovranno comunque affrontare gli aspetti più variegati di questa crisi globale e in particolare dovranno affrontare anche la crisi ambientale. Abbiamo questa preoccupazione riguardo all'ambiente, no? Che occupa il primo posto nella nostra mente. Ebbene, la grossa sfida ai nostri tempi è quella di costruire e nutrire delle comunità sostenibili. Abbiamo un ambiente fisico, culturale, sociale, entro il quale possiamo soddisfare i nostri bisogni, le nostre aspirazioni, senza ridurre le possibilità che si schiudono di fronte alle generazioni future. Questa è la definizione classica della sostenibilità, se volete, ma fin dalla sua introduzione all'inizio degli anni Ottanta, questo concetto ha sovente subito delle distorsioni, è stato cooptato ed è stato banalizzato persino, perché è stato utilizzato senza un contesto ecologico al suo intorno che gli è invece appropriato. Quindi ritengo che valga veramente la pena di riflettere per un attimo sul significato reale di questo termine, sostenibilità. Che cosa si sostiene in una comunità sostenibile? Non si sostiene la crescita economica, non si sostiene il vantaggio competitivo. Quello che bisogna sostenere è in realtà un'intera rete che caratterizza la nostra vita e da cui dipende la nostra sopravvivenza a lungo termine. In altri termini, una comunità sostenibile viene ideata e progettata in modo tale da fare in modo che le sue modalità di vita, le sue aziende, la sua economia, la sua tecnologia, le sue strutture fisiche e quant'altro non debbono interferire con la capacità implicita che la natura ha di sostenerla, la vita. Vedete, la natura sostiene la vita da miliardi e miliardi di anni, da più di 3 miliardi di anni, e noi non dobbiamo interferire con questi processi. Ora, il primo passo in questa impresa, naturalmente, è quella di comprendere come la natura sostenga la vita. E appare chiaro che questo comporta una nuova interpretazione ecologica della vita, oltre a un nuovo tipo di pensiero, un nuovo pensiero. Bisogna pensare in termini di relazioni, di pattern, schemi e di contenuti. Questo è il pensiero sistemico che appare appunto nel titolo della mia Lectio Magistralis. E in effetti questa nuova interpretazione della vita è emersa negli ultimi 30 anni circa. Ai livelli più avanzati della scienza contemporanea, l'universo non viene più visto come una macchina composta da una serie di elementi costitutivi fondamentali. Noi abbiamo scoperto che il mondo materiale, alla fin fine, non è altro che una rete di rapporti. Noi abbiamo peraltro scoperto che il pianeta nel suo complesso è un sistema vivente che si autoregola. La visione del corpo umano come una macchina e della mente come un'entità separata viene sostituita al momento da un'altra visione che vede non soltanto il cervello, ma anche i tessuti del corpo e persino ogni singola cellula
come un sistema cognitivo vivente. L'evoluzione non viene più vista come una lotta competitiva per l'esistenza, come un insieme cooperativo in cui la creatività e l'emergere continuo di novità costituiscono le forze motrici. Dando una nuova enfasi alla complessità, alle reti e ai pattern di organizzazione, una nuova scienza delle qualità sta emergendo lentamente al momento. E dato che è una rete, è un pattern particolare di rapporti, risulta chiaro ed evidente quindi che per comprendere e interpretare la vita in termini di rete dobbiamo cominciare a pensare in termini di rapporti e di pattern o schemi, se volete. Ed è questo che io intendo per pensiero sistemico nella scienza. Sapere cosa lasciare, chi vuole insistere